Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio. Oggi parleremo dell'allenamento e l'alimentazione durante il ciclo mestruale. Quindi un argomento che ho bene o male già anticipato in altri video e finalmente ci concentriamo cercando di vedere come una ragazza dovrebbe periodizzare il proprio allenamento e la propria alimentazione in base al momento specifico e alla fase del ciclo. Ok, prima di iniziare vi invito ovviamente a iscrivervi qua su YouTube, ma soprattutto su Instagram, sul quale siamo particolarmente attivi, seguirci sulle stories, ma soprattutto sul nostro feed dove pubblichiamo costantemente tante tips sull'allenamento. Quindi detto questo, partiamo col video. Allora, piccolo ripassino perché ho già fatto un video precedente sul donne e ormoni, sulle diverse fasi del ciclo, lo trovate qua sopra in alto, e sono argomenti che ho anche esposto e scritto in ERA, il nostro programma di allenamento per le donne che abbiamo pubblicato qualche settimana fa, e là nell'introduzione ci sono tutte queste informazioni su come gestire il ciclo, l'allenamento in funzione al ciclo mestruale. Quindi cerchiamo di fare un ripasso generale su quelle che sono le fasi del ciclo mestruale e principalmente come variano in base ai due principali protagonisti ormonali, ossia gli estrogeni, l'estradiolo in particolare e il progesterone. Allora, ai nostri fini possiamo dividere il ciclo in due grandi fasi, ossia la fase follicolare, che è la prima fase del ciclo mestruale, da quando arriva il ciclo fino all'ovulazione, e successivamente la seconda, che è la fase luteinica, ok? Allora, che cosa succede? Che la fase follicolare assistiamo a livelli di estrogeni che sono tendenzialmente elevati e livelli di progesterone che sono tendenzialmente più bassi. Mentre la caratteristica della fase luteinica è che c'è un'inversione, ossia gli estrogeni si abbassano, il progesterone si alza e tutte le caratteristiche che vedremo di questa fase, che ci portano poi a modificare il nostro protocollo di allenamento e alimentazione, derivano proprio dal fatto che il progesterone arriva a livelli più alti rispetto agli estrogeni, e questo causa di per sé degli scombussolamenti da un punto di vista ormonale e degli stressor non indifferenti. E questo è particolarmente importante perché, per quanto noi maschietti possiamo semplificare il tutto, non ci rendiamo conto di quanto questi sfasamenti da un punto di vista ormonale vanno a scombussolare totalmente come una ragazza va a affrontare la propria routine, che sia una routine di allenamento, che sia la vita quotidiana in generale, che sia anche la routine di alimentazione. Poi ci sono tutte le barzellette, le prese in giro, l'irarità che si fa sul fatto delle donne del ciclo, però veramente c'è un impatto non indifferente. Quindi cerchiamo di capire come muoverci e cerchiamo di vedere in particolare quali sono gli effetti di estrogeni e progesterone. Allora, partiamo con gli estrogeni. Gli effetti degli estrogeni sono generalmente positivi per quanto riguarda la ricomposizione corporea, e questo è il motivo per cui la fase follicolare è la fase in cui la donna è generalmente più produttiva da un punto di vista di alimentazione e allenamento, quindi la fase che possiamo sfruttare più appieno. Prima cosa, gli estrogeni diminuiscono l'attività della lipoprotein lipasi nel tessuto adiposo in favore del tessuto muscolare, e questo sostanzialmente porta in qualche modo a direzionare gli acidi grassi più verso il tessuto muscolare che il tessuto adiposo. Quindi generalmente le donne hanno delle riserve di trigliceridi intramuscolari più ampie, e questo è il motivo per cui, se vi ricordate, le donne tendono a bruciare durante l'attività aerobica in percentuale più acidi grassi rispetto agli uomini. Ma l'abbiamo già visto, le donne hanno un metabolismo lipidico tendenzialmente più vivo rispetto agli uomini. Secondo effetto, una diminuzione dell'appetito, e questo ogni donna lo sperimenta quando passa dalla fase preciclo a quando finalmente le arriva il ciclo e nei giorni seguenti. E terzo effetto, gli estrogeni tendono a migliorare la sensibilità insulinica, e questo è un effetto che vedremo diametralmente opposto da quello che è il progesterone. Quindi è da sé che la fase follicolare, la prima fase del ciclo, è generalmente positiva per le ragazze, proprio perché gli estrogeni tendono a essere a un livello più alto rispetto al progesterone, che in questa fase è tendenzialmente più basso. Ok, passiamo invece a vedere che cosa succede col progesterone rispetto agli estrogeni, ma questo l'avete logicamente già intuito. Il progesterone esercita degli effetti tendenzialmente negativi per quel che riguarda la ricomposizione corporea. Il primo effetto negativo: il progesterone aumenta l'attività enzimatica in favore dell'accumulo di adipe, quindi già la donna nella fase luteinica è direzionata verso un accumulo di ciccia, ok? Aumentare le proprie riserve di adipe. Secondo effetto, un aumento del metabolismo che è corrisposto però a un aumento della fame. L'abbiamo visto, gli estrogeni diminuiscono l'appetito, qua gli estrogeni sono bassi, il progesterone si alza, e quindi c'è generalmente un aumento del senso di fame, e ogni ragazza lo vive normalmente. Quindi lo potete vedere durante il passaggio dalla fase follicolare a luteinica: si assiste a un aumento della temperatura corporea, quindi generalmente un aumento del metabolismo, ma è veramente un qualcosa di minimo, e viene per l'appunto contrapposto a questo aumento di fame, per cui generalmente durante la fase luteinica
momenti mica le donne tendono a mangiare di più e durante questa fase tendono anche a accumulare peso. Di nuovo, contrapposto agli estrogeni, il progesterone tende a diminuire la sensibilità insulinica e questo, lo intuite già di per sé, è particolarmente importante per tutto quel che possiamo applicare da un punto di vista di scelta dei macros e di alimentazione in generale. Ed ultimo punto, il progesterone si va a legare ai recettori degli ormoni androgeni e quindi blocca i recettori e impedisce che gli ormoni androgeni vadano ad esercitare i loro effetti. Quindi generalmente l'effetto degli ormoni androgeni è generalmente più blando e gli effetti sono normalmente quelli che si riscontrano nell'aumento della massa muscolare e nella possibilità di espletare forza, quindi la performance in generale. E da questo deriva il fatto che nella fase luteinica, quando il progesterone è più alto e gli estrogeni sono tendenzialmente più bassi, la donna non solo ha una performance più carente, ma riesce anche a gestire in maniera non ottimale tutti quelli che sono i macronutrienti che andiamo ad inserire nell'alimentazione. Quindi, da questo quadro generale, cerchiamo di capire come gestire l'alimentazione e l'allenamento in queste due fasi per le ragazze. Allora, iniziamo dalla fase follicolare, quindi la fase iniziale del ciclo, quindi ipotizziamo il ciclo che è avvenuto, è una fase, come abbiamo visto, particolarmente positiva. Le ragazze riescono a essere molto performanti in palestra, quindi possono spingere tanto. Quindi per quanto riguarda l'allenamento, il nostro consiglio è quello di sfruttare questa fase, questa finestra, per aumentare gradualmente il volume e l'intensità, quindi generalmente lavorare con volume e intensità molto elevati. Questa è infatti la fase in cui suggeriamo in ERA di continuare con quella che è la programmazione e l'impostazione del mesociclo che abbiamo inserito, la fase in cui dobbiamo progredire da un punto di vista di performance e quindi ottenere il massimo dei risultati possibili. Quindi in questa fase non risparmiatevi, spremetevi al massimo. Di contro cerchiamo anche di capire come gestire l'alimentazione. Ecco, l'abbiamo già detto in generale negli altri video, il metabolismo lipidico per le ragazze è molto importante, è molto vivo, quindi un giusto apporto di grassi non dovrebbe mai mancare, al contrario degli uomini che in determinate fasi, in determinati periodi possono scendere anche tanto, per cui generalmente i grassi dovrebbero comunque essere tenuti almeno ad 1 grammo per chilo di peso corporeo. Quindi una ragazza che pesa 55 kg dovrebbe assumere almeno 55 grammi di grassi. Per quanto riguarda invece i carboidrati, l'aumento della sensibilità insulinica permesso dagli estrogeni ci può portare ad aumentare i carboidrati nella nostra alimentazione. Quindi, di pari passo, aumentiamo il volume e l'intensità in allenamento, aumentiamo anche i carboidrati. E da questo punto di vista il nostro consiglio è quello di cercare di arrivare almeno a un 5-6 grammi di carboidrati per chilo di peso corporeo. E a tal proposito vi rimando al video sul reset metabolico sulle donne, ossia come riuscire ad arrivare a gestire queste quantità di glucidi che sono essenziali e fondamentali, ma soprattutto sono normalissime, ragazze, per delle atlete. Ok, quindi non vi stupite, una ragazza di 55 kg dovrebbe arrivare almeno ad assumere 250, 300 e oltre grammi di carboidrati, perlomeno in questa fase in cui la sensibilità insulinica è ottimale. Quindi allenamento, sensibilità insulinica ottimale, la capacità di gestire questi carboidrati è sicuramente massimizzata. Passiamo alla fase luteinica, il progesterone si alza, gli estrogeni si abbassano, c'è questo shift tra i due per cui i livelli del primo superano i livelli dei secondi e a questo punto il dramma inizia. Nel senso che, come abbiamo visto, la fase preciclo per le donne è veramente veramente delicata. Insieme con l'allenamento, la capacità di creare massa muscolare, la capacità di esercitare forza e la capacità in generale di esercitare performance, quindi effort in allenamento, è sensibilmente ridotta. Qualsiasi ragazza sperimenta un down, una fiacchezza generale, un nervosismo durante la fase luteinica, soprattutto la late luteal phase, quindi l'ultima fase del preciclo, l'ultima settimana preciclo. Ecco, in questo contesto la cosa ideale è concentrarsi sull'impostare un buon scarico d'allenamento, ossia uno scarico funzionale per tutto quello che è venuto prima e che verrà dopo. Quindi generalmente il nostro consiglio è quello di scaricare sia il volume che l'intensità dell'allenamento in sala pesi, perché comunque una certa performance non potrà essere gestita e rappresenta in questa fase uno stressor eccessivo. Quindi diamo modo al sistema in generale di ricaricarsi. Per quanto riguarda invece l'alimentazione, l'abbiamo già visto, non solo l'attività enzimatica è proiettata verso un accumulo di adipe, ma la sensibilità insulinica è anche ridotta. Quindi quello che conviene fare è diminuire drasticamente i carboidrati. In questa fase quello che suggeriamo è di non superare comunque i 3 grammi di carboidrati per chilo di peso corporeo, quindi per una ragazza di 55 kg va bene stare sui 150-180 grammi di carboidrati di media in questa fase. È corretto anche eventualmente impostare una cycling proprio per cercare di massimizzare tutti i processi di sensibilizzazione insulinica, ma di questo ne ho già parlato sul video riguardo alla carb cycling che trovate qua sopra. E al di là di questo, cercare di puntare il grosso dei nostri macros, del nostro intake calorico, di veicolarlo in favore dei grassi, quindi arrivare anche a 1,5-2 grammi di grassi per chilo di peso corporeo
Quindi di nuovo la nostra ragazza di 55 kg potrà andare ad assumere un 75-80 grammi fino anche a 100 grammi di grassi al giorno, come media ovviamente. E l'altro consiglio che do in questa fase è quello di non scendere troppo a livello calorico. Questo è un errore che si può tendere a fare. No, l'input deve rimanere sempre fisso per non deprimere troppo il metabolismo. Però voi direte, ok, però ho diminuito il mio volume e l'intensità in allenamento, quindi il mio output calorico si è ridotto. Sì, verissimo, va molto bene. Proprio per questo il nostro consiglio è quello di inserire dell'attività di cardio LISS, quindi attività blanda, tranquilla, un 140-150 bpm per dare una stima molto molto generica. E questo è, non esagerate ovviamente, cercate bene o male di bilanciare l'intake calorico, di non stressarvi troppo ma al contempo di non creare un surplus esagerato, ma neanche un deficit estremo, e passate questo periodo in modo da ricaricare le pile, perché ricordatevi che quando vi arriverà il ciclo inizierà una nuova fase follicolare, quindi sostanzialmente inizierete di nuovo a spingere in termini di volume, intensità e logicamente a mangiare. Quindi questo è. Ora, una piccola premessa molto molto importante. Tutto quello che ho detto adesso deve essere contestualizzato alla persona. Dovete ricordarvi che come una ragazza vive il ciclo è molto soggettivo, con che periodo viene il ciclo è molto soggettivo, perché ci sono ragazze che hanno un ciclo perfetto di 28 giorni, ci sono ragazze molto regolari, ma ragazze anche che non sono per niente regolari, quindi il ciclo è altalenante, ci sono ragazze che hanno il ciclo per periodi molto più lunghi, quindi magari viene il ciclo ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, insomma c'è tanta tanta soggettività, quindi ovviamente questo video vuole soltanto invitarvi a ragionare un attimo su quelli che sono gli andamenti ormonali e cercare di contestualizzare e di riapplicare tutto quanto al meglio sulla vostra situazione individuale. Ma logicamente l'altro discorso è come vivete il ciclo, nel senso che non è che il progesterone e gli estrogeni si alzano e si abbassano per tutti nello stesso modo, no, ci sono delle ragazze che sono molto più soggette a questo shift, a questo passaggio, a queste variazioni ormonali, e delle ragazze che non accusano troppo il preciclo. Insomma, per noi maschietti che magari non ce ne rendiamo conto, io lo vedo perché Giorgia fa l'anamnesi a tutte quante, insomma quando si chiede del ciclo ogni ragazza ha una risposta diversa e lo vive in maniera diversa, quindi logicamente contestualizzate tutto. Se non vi fa un baffo questa variazione di progesterone e estradiolo, non sentite che c'è un calo di performance accentuato, continuate normalmente con la vostra programmazione di allenamento. Se invece sentite che siete molto affaticate, quindi somatizzate tutto quanto molto, allora in questo caso logicamente applicate queste misure, se vogliamo, cautelari. E questa è anche la cosa che ho detto su Era, nel senso che era impostato per avere un'impostazione, una variazione di performance comunque grosso modo lineare, ma il tutto va contestualizzato sulla persona. Ci sono ragazze che devono periodizzare tutto in base al ciclo mestruale e ci sono invece ragazze che possono andare tranquille sparate dalla prima alla 12ª settimana di lavoro, ok? Quindi prima di tutto contestualizzate. Quindi con questo è tutto, vi invito ovviamente a scrivere qua sotto tutte le domande che avete, a farmele, in questo modo staremo a confronto anche dalle vostre osservazioni. Ragazze, scrivete voi come vivete questo cambiamento del ciclo mestruale, anche perché in questo modo creiamo un bel pool di feedback che stanno qua sotto pronti per essere letti, e se avvertite questo calo di performance, se avvertite la necessità di scaricare, oppure come detto non vi fa assolutamente un baffo. Quindi detto questo, vi invito a scrivere tutto qua sotto e ci vediamo al prossimo video e episodio.